storia della cooperazione è una storia importantissima, non soltanto perché a Torino nasce la prima cooperativa di consumo, ma perché, come dire, nel suo insieme la cooperazione ha dimostrato in tutti questi anni di essere in grado di rappresentare un'anomalia all'interno del mercato del lavoro, di diventare leader in molti dei settori nei quali faticavano anche le imprese di capitale più strutturate e più grandi. Il futuro della cooperazione è di non dimenticare quello che sono le sue origini, quindi la sua storia, la sua attenzione al sociale, ma di cambiare completamente gli strumenti per continuare a parlare con i consumatori, con i cooperatori. Oggi abbiamo delle tecnologie a disposizione che vanno utilizzate al loro meglio. Non dimentichiamo mai che le nuove tecnologie non sostituiscono i contenuti, sono solo dei nuovi supporti. Quindi attraverso queste riuscire a continuare a comunicare i valori della cooperazione, che sono valori importanti e fondanti per l'Italia, però di farlo col linguaggio giusto, adeguato alle nuove generazioni che stanno arrivando. È stato un grande soggetto economico nella storia di questo paese. Oggi una realtà in controtendenza rispetto a quello che ci consegnano gli aridi dati dell'economia nazionale. Siamo un movimento cooperativo, un movimento che cresce in termini di occupati, cresce in termini di fatturati, ha confermato di essere e di rappresentare per questo paese un'enorme fonte di ricchezza. La cooperazione è stata un grande elemento di vera innovazione sociale nel nostro paese, nel senso che quando è nata è stata una risposta nuova a bisogni nuovi, non coperti allora dallo Stato e rispetto a cui le famiglie erano in difficoltà. Un consumatore che ha molte sfaccettature, alle quali naturalmente noi come COP cerchiamo di dare risposta, facendo dell'innovazione il traino delle nostre iniziative e cercando di puntare molto sulla politica di ascolto per farci aiutare nel fornire quei servizi, quei prodotti e quel punti di vendita sempre in grado di ospitare al meglio le nuove esigenze che il consumatore ci pone. La parola d'ordine è non dimenticare i valori, continuare a crescere e innovare. Il futuro della cooperazione è quindi un futuro, io spero, radioso, sicuramente un futuro importante, sicuramente un futuro costruito da sudore, impegno e abnegazione.